Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova super challenge. Direi che secondo me questa è l'ultima challenge, cioè big challenge che registrerò in questo 2020. Per questo motivo ho voluto concludere, perché poi starete vedendo tutto il 31 dicembre, questo anno un po' bruttino, diciamo, dal punto di vista di tutto, da tutto quello che, dal punto di vista comunque, se consideriamo tutto quello che è successo, però non ci voglio pensare in questo video. Però in questo anno mi avete dato tanto 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 supporto, siamo cresciuti un bel po', siamo arrivati a 9000, quindi ho voluto fare questo video per racchiudere un po' tutto e per ringraziarvi. Sì, perché raga, questa challenge me l'avete strarichiesta in tantissimi. Penso che sia stata una delle challenge di quest'anno più richieste in assoluto. Ho sempre aspettato un pochino, fino a quando ho detto ok, il 31 dicembre si è una grande bomba. E infatti, perché avete visto che ho voluto comunque racchiudere nel mese di dicembre un po' tanti video particolari che comunque non portavo nei mesi precedenti. E niente, io sono un po' agitata, ma allo stesso momento non vedo l'ora. Penso di essere la prima ragazza italiana a fare questa challenge, penso proprio di sì. Fatemelo sapere invece se mi sto sbagliando, ma non mi sembra di aver visto. Ho visto sì food challenge del genere, del Città di The Road, The Rock, ma sempre fatta comunque da ragazzi uomini. E quindi io sto un po'. Sapete che il motto un po' di tutte le mie challenge è quello di gustarmi ogni singolo pasto, quindi detto ciò vi voglio fare la classica premessa: non rifatelo a casa, ma mi sembra anche stupido doverlo dire, ma non fatelo a casa. Comunque, non mi voglio perdere in chiacchiere, vi volevo dire che ovviamente trovate la mia preparazione sul canale nei video precedenti. E poi quello che ho fatto nel maggiore di tutto là, quindi non ve lo dirò, quindi se siete interessati andate a vedervi quei vlog. Ho voluto fare questo, a parte che io adoro The Rock, ho guardato quasi tutti i suoi film perché io lo amo, cioè veramente proprio lo amo, a parte che è un bellissimo uomo. Lui fa praticamente tre pasti, quindi mangia 8 pancakes americani, poi mangia 21 brownie e poi mangia 4 pizze, cioè mangia prima 4 pizze e poi 21 brownie. Solo che io ho voluto fare una cosa. Come tutte le mie challenge iniziano a mezzanotte, infatti dopo vi lascio la clip che di mezzanotte del primo pasto. Non so quanti pasti andrò a fare, ma l'unico obiettivo di questa challenge è godermi la challenge senza eccedere, perché conosco i miei limiti e voi lo sapete, chi mi segue da tanto lo sa un po' come affronto tutte le challenge. Però una cosa che mi piace fare è portare sempre a termine la challenge senza barare inutilmente, ma mi conoscete, però per chi non mi conosce io sono così, mi piace superare i miei limiti, lo faccio in qualsiasi cosa. Volevo dire, questa giornata comunque mi allenerò e cercherò di mantenere il NIT abbastanza alto, come ho fatto comunque nei giorni precedenti, ma un po' come sempre. E una cosa fondamentale, quindi, volevo dire, mi voglio godere questa challenge, quindi non so quanti passi andrò a fare. Pensate che sono, le avete visto, vabbè, sulle 8:46, io sto dalle 7:30 facendo i pancake, perché ovviamente ho voluto fare la ricetta come brownie, è un po' così, e quindi niente raga, io vi lascio al video e vi lascio alla clip di mezzanotte. L'intro un po' diversa da questa, perché raga, io devo urlare quando faccio l'intro, e fare un intro così a bassa voce no. Infatti in questo pasto ti vuol dire che non chiacchiereremo tanto, ma mangeremo più che altro, come un po' che è il succo di questa challenge. Non posso urlare perché ovviamente è mezzanotte, dopo avete visto l'orologio e i miei stanno dormendo. Come primo pasto ho voluto scegliere i brownie, che raga, l'ho appena fatti, quindi sono anche un po' ancora caldi, e per il momento iniziamo con 6. Sapete che, come vi ho detto anche, che The Rock ne mangia 21,
e nel suo Cheat Day, quindi iniziamo con Sema, giusto perché io non c'entravo nel piattino, ma tutte le altre cose già ve le ho spiegate prima, quindi è inutile. E niente, io direi di dare il benvenuto a questa challenge, di concludere bene quest'anno e ce la posso fare. Iniziamo con il primo, ho cercato di tagliarli un po' tutti uguali, vediamo un po'. Ultimo brownie ovviamente di questo pasto per poi andare a dormire tranquillamente, di fare domani mattina, cioè che tetta, proprio non è manco domani mattina, tra un paio di ore, una super colazione, quindi ci conserviamo un po' la pancia e ovviamente i restanti altri 15 brownie li mangeremo nell'arco della giornata. Sicuramente tutta zozza, devo dire un super super pre-nanna prima di andare a dormire e quindi noi ci vediamo con il secondo pasto. Finalmente adesso possiamo mangiare ovviamente latte caldo, sciroppo d'acero, giusto un po' perché a me non mi fa tanto impazzire. E possiamo iniziare. Mamma mia, ragazzi, sono proprio morbidi. Vi lascio la ricetta giù nell'info box perché mi carica il video della ricetta. Un po' salati li ho fatti, non esce, ho messo un po' di sale in più. Quindi possiamo un po' abbondare. Infatti io quando ho sentito l'odore ho fatto, secondo me li ho fatti giusto un po' salati, ma poco infatti. Però vabbè, compensiamo. Oggi vado ad aiutare un attimo mamma, perché deve scendere delle cose un po' pesantucce giù e poi finiamo di mangiare. Subito torno. Mamma mia, che freddo che fa fuori! Mi sono congelata, raga, mi sono congelata. Ok, mamma mia, mangiamo. C'era tutto un ghiacciolo proprio, mamma mia. Ho bruciato tutta la tovaglia come sempre. Ormai nel mentre mi scoccio così mangiare senza fare niente, poi specialmente tutti questi pancake, mi guardo un video su YouTube.
ovviamente stavo recuperando un vlog di Chiara Facchetti. Come sapete, io mi guardo tutti i suoi video e l'adoro. Guarderà mai questo video, però ti adoro. Però penso di fare una pausa. No. Mi ha mangiato più della metà. Però dopo me li mangio, tanto sono appena le 9:15. Rieccomi qua, sono le 10:30. E ricominciamo da dove ci siamo fermati. Si è attaccato il pancake. Sono ancora morbidi. Ultimo pezzo degli 8 pancake e quindi ragazzi noi ci vediamo dopo con il pranzo. Eccoci qua ragazzi, sono arrivate le pizze, ovviamente due per questo pasto e poi altre due nell'altro, infatti le ho prese già così da non farlo venire comunque. Cosa tiri? Anche perché per non farlo venire due volte poi dopo me le riscaldo. Comunque eccoci qua con le pizze, ovviamente pizza margherita, però che buona. Ovviamente The Rock mangia quella alla alta, però raga qua se chiedi a una pizzeria fammi la alta penso che t'accelano proprio. Cioè raga, caldissima ancora. Mi sono sporcata. Vabbè. Che palle. Sono un caso disperato io. Ma dopo mi mangio i porpiccioni. Io non riesco a capire come mangi sporcato. Madonna mia. E ci vediamo dopo con il secondo round della pizza. E mi vado pure un attimo a cambiare la maglietta e prendo un po' di tovagliola e una bottiglia d'acqua. Eccomi qua raga, cambio di look. Prima non ci sporcavo pure questo. Comunque no, voi non avete idea di quanto cardio si fa per questi challenge, cioè veramente, ma per forza, altrimenti non si riesce mai a mangiare di tutto e di più, mai. Ok raga, la prima pizza è andata, sono contenta perché pensate che ci mancano alla fine solo 15 brownie e 3 pizze. Abbiamo ancora tante ore qui davanti. E niente, quindi adesso mi cambio di nuovo, non so quanti vuoto mangio cagnata e scagnata stamattina. Mi cambio e vado un po' giù, un po' a fare un po' di passi, un po' di allenamento eccetera e noi ci vediamo dopo. Eccomi con un nuovo cambio di outfit. E che raga, mi sono allenata. Avevo freddo, poi di qua fa nella stanza più fredda e quindi ho detto no, vabbè, mi metto questa qui che è molto più pesante e volevo fare merenda con i brownie, quindi facciamo un attimo un resoconto. I pancake sono andati, abbiamo mangiato nel primo pasto 6 brownie e adesso ne sono 8. 1, 2, vi faccio vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Quindi sono 8 brownie, quindi 6 più 8 sono 14, giusto? E quindi restano altri brown da brownie brown, altri brown, penso il peggio di mamma, da mangiare. Vabbè, iniziamo a mangiare questi, poi vediamo. Latte alla mano. Ma sono ancora morbidi. Io penso che io ne arriverò a 21 brownie. Quindi mi fermerò a 15 brownie. Va bene così. Lasciare 7 brownie fuori mi sta bene così. Però alla fine mi sono goduta la challenge. Cioè, Giulia, è ancora. Sono appena le 4 e mezza. Hai ancora tante ore a disposizione. È vero. Però volevo dire questa cosa che. Altri brownie di sicuro non li farò perché è inutile. Quindi sono contenta comunque del risultato di questa challenge. Perché può sembrare poco, ma vi assicuro che in assoluto è stata una delle challenge più toste che io abbia mai fatto. Eppure nella 7000 calorie ho mangiato tanto. Può sembrare una passeggiata, ma vi assicuro che è stata una delle più toste. Però. Ho cercato sempre di rientrare nei miei limiti e già sconosco il mio corpo che dico sì, due pizze le riesco ancora a mangiare, ma già la terza di sicuro non ci riuscirò. Quindi, nonostante ciò, io sono felice del risultato finale. Questo sei da considerare due comunque. Però voglio sapere una cosa, voglio sapere quest'anno i nuovi arrivati, ma anche non, no? Con quale video mi avete conosciuta? Lo voglio tanto, tanto, tanto sapere, quindi scrivetemelo qui sotto. Sono davvero tanto, tanto, tanto curiosa di scoprirlo. Ma pure in generale, anche se siete ormai da anni iscritti al canale, qualsiasi cosa, voglio sapere. Qual è stato il video che vi ha spinto a dire no, la devo seguire, mi fa morire, non la devo seguire. No, non la sopporto, però la devo seguire. Ecco, voglio sapere. Comunque veramente raga, è stata una delle challenge più toste, però sono felice perché posso dire. Sì, l'ho fatta anche io. Sì, so quello che hai provato. Sì, raga, è una soddisfazione. E poi sono l'unica ragazza italiana che l'ha fatto. Ecco, forse ecco perché sono l'unica. L'unica pazza presente, non me lo sono Giulia. Ci avviciniamo alla fine, noi ci vediamo dopo e non lo so se sarà il penultimo o l'ultimo passo. Allora, raga, questa sarebbe la metà della seconda pizza perché praticamente devo riscaldare metà alla volta, altrimenti poi l'altra metà si fredda e poi nel forno non c'entra. Vabbè, poi ve lo dico io, ovviamente margherita, si è riscaldato bene i pezzi. Raga, sono due pezzi comunque. Vabbè, si capisce che sono due pezzi. È la metà della pizza. Sarà bruciata? Ok, raga. Questa sarebbe la metà della pizza che ho mangiato prima, quindi in totale da oggi abbiamo mangiato 8 pancake, 15 brownie e 2 pizze. Quindi ci mancano altre 2 pizze, che ragazzi, sicuramente 2 pizze non riuscirò mai a mangiarle.
cioè è altamente impossibile, però mi accontento di mangiarmi, che ne so, 2,5. Sì, dai, vediamo un po'. Un'arancia, ho dato abbastanza, sono fiera, però spero che mi pulisco un attimo il musetto perché voglio essere almeno credibile. Ho dato tutta me stessa in questa challenge, come tra l'altro sempre in tutte le challenge. Sono contenta di averla fatta, almeno posso spuntare un'altra challenge e posso dire sì, l'ho fatta e non la farò mai, 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 mai più. Perché può sembrare una challenge stupida, ma vi assicuro, raga, provare per credere non è semplice. È stata la challenge che più mi ha fatto dannare. Pensate che io da stamattina mi sono seduta, mi sono addormentata, sì, ho una ventina di minuti, ma raga, mi sono giusto appoggiata perché non mi facevano male i femorali e i polpacci. Ma pensate, gli unici momenti della giornata che io mi sono seduta sono stati per mangiare, per il resto ho camminato sempre. Infatti sono 35.000 passi, e proprio perché per smaltire il più possibile, e però comunque raga è una grande bomba, c'è The Rock che ti fila d'ombra. Dopo 21 giorni di giro mi sono mangiato di tutto pure i mobili. E quindi niente raga, io non mi sento di aver fallito questa challenge perché me la sono goduta e per me è andata bene, ok? Non ho mangiato 2 pizze, poi 6-7 brownie non li ho mangiati, ma sono arrivata secondo me a un ottimo risultato. Penso alla fine di essere arrivata a 8-9 mila calorie, vabbè. Comunque ci sta, sono molto 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 felice da questa challenge. Io spero di aver concluso bene questo anno, perché voi quando starete vedendo questo video sarà il 31. Quindi fatemelo sapere pure voi se me la promuovete oppure me la bocciate. E niente, io spero che quindi questo video vi sia piaciuto e finalmente adesso posso andare nel mio letto calduccio perché sono stata tutto il giorno di qua al freddo, che non ci sono i termosifoni, a camminare come una pazza. Quindi adesso me ne vado a calduccio, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo il 1º gennaio, quindi all'anno nuovo. Ciao!